I primi concorrenti di questa sera sono... La signorina Silvana Callarello di Pescara e il signor Francesco Sino di Palermo. Buonasera signor Francesco. Buonasera, Sino, vero? Sì. Di professione? Barbiere. Barbiere, molto bene signor Francesco Sino. Lei preferisce fare le barbe o i capelli? Beh, capelli. Capelli, sì, molto perché... bene. Senta signor Francesco Sino, senta. E no, dico, i capelli, no? Mi levi una curiosità. Lei li fa con la macchinetta oppure li fa con la punta delle forbici o con il rasoio? Per fare un taglio elegante con la punta delle forbici. Con la punta delle forbici, molto bene. Quando si tratta di arronzare? Con la macchinetta. Allora, con la macchinetta arronzate, ho capito. Adesso la prima volta che un barbiere si permette di mettermi la macchinetta in testa, vero? Facciamo i conti, lei sta svelando un po' i segreti. Come mai le è venuto in mente di concorrere a questo nostro gioco? Così, perché visto che c'era il gioco, ho voluto 8 giorni prima, ho spedito a domanda e poi ho chiamato su. Ma perché lei si interessa molto di canzoni? Sì. E che cosa fa per prepararsi a questo gioco? C'avrò un 3 libri con 10.000 canzoni, tutte registrate per conto proprio, sempre studio io, tutta raccolta di canzoni le scrivo. Ah, lei registra le canzoni così? Il lunedì invece di fare una bella festa come fanno tutti i barbieri, lei si mette a registrare? Un mese e andare a dormire alle 3 di notte. Per registrare le canzoni? Ma questa passione del canto lei ce l'ha perché canta? No. Ah, non canta, niente canta? Sì, da piccolo cantavo... Cosa? La Gire Gire Cocco. Che cos'è la Gire Gire? È una canzone del maestro Coppola. No, adesso mate per far sentire, signor Dino. Io questa non la conoscevo, per la verità. Venga qua, stia vicino a Mocco. Si canti questa Gire Gire Coppola. Senta, a chi mi accompagna? C'è una parte dove si fa Coccola, la fa signorina. No, io Coccola. Vada, signor Dino, vada. Su. A te, mi piace tu perché mi fai girare la gira in gira coccola. Coccola. Mi piace tu perché mi fai provare l'effetto di una ciotola. Ciotola. Se ne ballare con un fiore con la guancia fa. Lei invece, signorina, com'è che c'ha questa passione per i motivi delle canzoni? Perché mi piace molto cantare, prima di tutto. Anche a lei, c'è una giricoccola pure lei, d'accordo? Non le piace? Poi mi piace moltissimo la musica leggera. E che canta, lei che canta? Ah, tutto. Tutto che? Tutte le canzoni. E me ne canti una, così, là, zan, così. E no, ha detto, la messa è compromessa, vada, coraggio. No, non posso cantare. Perché non può cantare? Vergogna. Ti vergogna? E come, sta dalla televisione, su, sai, di dov'è lei? Ma pensi tutti gli amici che a Pescara la stanno guardando in questo momento? Senti, una frase sola, ci faccia sentire di che si tratta. Sette notti ancora, sette dì, per sognare insieme così. Passa il lunedì e passa il martedì. A cantare siete bravissimi. Adesso vediamo che succede alle seggiole, va bene? D'accordo? Avanti, avviamoci alle seggiole, coraggio, svegli, tranquilli, non con un'andatura da parrucchiere, ovvero sia un po' morbida, via, bello veloce Sino, pronti? Avete visto le scarpe di gomma sempre fornite dalla televisione italiana, pronti, via per il primo motivo. Francesco Sino ha suonato per primo. Una voce, una chitarra, un po' che l'una. Molto bene, bravo Francesco Sino, bravo. Via. Pronti? Pronti per il quarto motivo? Ci siamo? Via. Se vuoi vivere senza pensieri, dalle donne... Francesco Sino ha suonato un attimo prima, coraggio. Se vuoi vivere senza pensieri... No. Batti il pentirato. No. Sì. No. Batti del buon umore. No. No, su, coraggio! Verrà, non verrà, è un valzer, si sa, è che è un organo verrà, grande. No, che è un organo... Base dell'organino. Osato, bravo, Francesco Sino! Bravissimo, bravissimo. Qua, coraggio, non vi sgomentate, anche per i battuti c'è sempre un premio di consolazione. Abbiamo 3 gettoni d'oro per Francesco Sino, 1, 2 e 3. Qua, non da muovere, stai vicino a me. E uno a lei, signorina Callarello, mi dispiace. Grazie, mi dispiace pure a me. No, lei è veramente una concorrente valida, È brava, bella, scattante, veloce, ha trovato questo... Non facevo in tempo a fare. Oh, che so queste parole, Francesco, stai qua, stai tranquillo. Dunque, allora lei si va a preparare per la finale, signor Sino, va bene? Lei, signora Callarello, ritorna a Pescara con un gettone d'oro, se lo tenga qui, per ricordo, in tutti i modi è sempre una bella serata stare qui con tutti noi. No, ciao mamma non lo puoi fare, dopo, alla fine, se vinci te facciamo fare anche ciao mamma, stai qua.
Grazie, buon viaggio signorina. Lei si vada a preparare per la finale, via.